scrittrice con la missione di diffondere la cultura del vino Made in Italy negli Stati Uniti, dove vivo, e nel mondo. Questo è il mio canale, benvenuti su The Italian Wine Girl. Raccontami un pochino la tua storia. Innanzitutto tu sei nato qui, giusto? No, allora io sono nato in Corea. In Corea, ecco. E sono arrivato qui in quanto sono stato adottato, avevo poi 13 mesi, quindi sono arrivato piccolissimo. Quindi... quello che sono i legami con il paese diciamo d'origine sono legami che al di là di quello che può essere la fisionomia... DNA, ecco, sì, esatto. Ma quindi il nome Andrea ti è stato dato qui? Sì, sì, perché Andrea è un soprannome, perché poi all'anagrafe io sono poi Cholkyu, che è il nome, esatto. Quindi io sono arrivato come Cholkyu e Cholkyu me l'hanno mantenuto. Andrea è diventato un soprannome per praticità, ecco. Ma te l'hanno dato i tuoi genitori o? Sì. Cioè, nel senso, hanno iniziato a, diciamo, a utilizzare un nome che fosse anche pratico, certo. Da utilizzare così con gli amici, i compagni di gioco, ecco. Okay. E sei mai tornato in Corea? Sono tornato nel 2016 perché poi io col tempo sono cresciuto qua, ho studiato enologia ad Alba. Però non ho mai avuto veri contatti con l'Asia in generale, perché poi devo dire che soprattutto in quegli anni là la Valle d'Aosta era ancora un ambiente abbastanza isolato, chiuso. È solo negli ultimi anni che sono entrato in contatto con la comunità coreana di Milano e di lì poi mi hanno invitato, ho iniziato a partecipare a qualche loro incontro, mi hanno presentato altri ragazzi, diciamo, coreani adottati in Italia. E di lì abbiamo creato una piccola associazione, perché all'estero, soprattutto in America, sono associazioni che hanno rilevanza anche politica, ecco, importante. Sì, ecco. Sono associazioni culturali, ma che hanno un impegno politico anche sociale. E quindi hai fatto un'associazione... Sì, qui in Italia il consolato, l'ambasciata ha chiesto se potessimo comunque essere un po' più attivi. Loro ci supportavano e così si è creata un'associazione. Bello. Inizialmente sono stato il segretario, poi il vicepresidente e poi sono stato anche presidente. Grande. Quindi vedi, alla fine non è soltanto il DNA o nascita sul passaporto, alla fine. È proprio anche sì, io, in diciamo, qualche maniera. Mi sono attivato, ma più che altro perché era bello creare un punto d'incontro con le persone che avessero avuto un percorso di vita comune. È vero, bella questa cosa. E vabbè, ti sei subito appassionato di vino quando hai iniziato a scegliere il tuo percorso di studi? Diciamo, no, all'inizio è stata una scelta come tante scelte, fatte un po' con incoscienza. Certo, della gioventù. E quando si inizia a entrare nel mondo del vino, secondo me è normale innamorarsene, perché il vino è passione. Ma in casa qualcuno faceva questo lavoro o no? Allora, mia mamma aveva una vinicola, ecco, che devo dire è un po' diverso da quello che è il mondo cantina, dell'azienda, certo, che segue e produce. Quindi mi ero approcciato al mondo del vino, ma in maniera così molto approssimativa. E poi dopo ho sempre lavorato presso altre aziende. Okay, come consulente, quindi. Più che come consulente, come dipendente. Anche enologo per altre cantine. Sì, anche esatto. Qui in Val d'Aosta. Sì. Diciamo il cliente più grande, la cantina più grande per cui hai lavorato qui? O per cui hai lavorato più a lungo? È Lanfero. Lanfero, sì, okay. Sì, ero tecnico a Darbier. No, lì io devo dire che è un'azienda, a mio giudizio, veramente bella, che ha una potenzialità veramente incredibile, perché quello che è la storia, quella che è la connotazione del microclima, dell'ambiente, le risorse che hanno, cioè è un'azienda che potrebbe fare veramente tanto. E poi cosa ti ha fatto decidere di fare il tuo progetto? Cioè di partire con il tuo, la tua una visione? Cosa com'è nata? Un po' a caso, perché l'idea di creare qualcosa per conto proprio è, mi viene da dire che è un'idea
che tutti quanti quando iniziano a studiare, a tutti piacerebbe creare un'azienda propria, mettere in pratica le proprie conoscenze, la propria passione. Poi passano gli anni, passa il tempo e questa cosa finisce in un cassetto, non so come dire, la metti si perde un po' lì e dici faccio esperienza e poi vediamo. E poi è successo che un'amica mi ha domandato di occuparmi delle vigne del nonno, ma perché il nonno, come un po' tutte le generazioni che ormai iniziano a avere... Non ce la faceva più. E lei, dove erano queste vigne? Queste vigne si trovavano nei pressi del castello di Fenice. Ok. E da questo appezzamento, che erano qualche centinaio di metri, veramente un piccolo appezzamento, nel giro di poco mi è stato proposto di seguirne altri e nel giro, appunto, insomma... Io commercialmente posso dire di essere nato nel 18, ecco. Recentissimo. Oggi ho 20.000 metri, sono poi 2 ettari, però sono già un impegno notevole perché è ripartito su 8 comuni diversi. Ah, caspita. Sì, sì. Però... E come è nata la cosa delle vigne? Perché la caratteristica dei tuoi vini soprattutto è il fatto che provengano da viti molto vecchie. Esatto. Quindi la prima, diciamo, vigna che ti è stata data in affidamento vicino al castello di Fenice era già una vigna vecchia. Sì, sì, sì. Sono C'erano tutte... piante di quanti... non era vecchissima. Lì, direi che saremo sui 50 anni, ecco. Ok. Però man mano le offerte che avevo erano per vigne vecchie, perché sono quelle che oggi non interessano. Sono quelle poco produttive, di piccole dimensioni. Io la vigna più piccola ce l'ho di 150 metri. 150 metri quadri. Quante veramente. Quante piante sono? Adesso penso che ce n'erano produttive una settantina. 70 ecco. Piante, cazzo. E quindi io non conosco nessun collega che si muoverebbe per questo. Però mi sembrava, non so, bello e per un certo verso rispettoso rispetto a quello che è stato, certo, diciamo, la vita e il percorso di queste persone, andare alla cura anche di questi fazzoletti. Esatto, sì. Di queste piante che rimanevano, insomma, un po' la mercé, che non sarebbero state valorizzate da sole in sé. Nessuno, quindi tu sei stato un po', diciamo, il salvatore delle piante vecchie superstiti di questi territori. Il pazzo, insomma, che si è voluto affibbiare questo pezzettino lavoro. Pezzettino per pezzettino. Sì. La vigna più impegnativa è stata una vigna ad Aosta di una signora che ora è venuta a mancare, che aveva già 98 anni allora, un appezzamento secondo me affascinante perché giusto nei pressi di Aosta, dietro alla zona dell'abitato, insomma, e questa vigna aveva uno stato d'abbandono che era veramente ormai avanzato, ecco, perché se si pensa la vita è una pianta arrampicante. Certo, quindi lasciandola andare. Dopo 4-5 anni che non la si guarda più perché la signora diceva ma saranno sì e no 3 anni. No. Più. C'erano tralci che si allontanavano per 10-15 metri, Cassina. Quindi... ormai era una giungla. Sì, poi non sembrano neanche più piante di vite. Esatto, esatto, esatto. Quindi c'era il fusto, il ceppo, che era con la sua conformazione, perché è stata seguita per un tot di anni. Però poi di lì si allungava in maniera così, abbandonata a se stessa. Il fatto è stato appunto di... iniziare a cercare di riportarla nelle sue giuste proporzioni, dimensioni. Dopo 5 anni, secondo me, perché per ritrovare il giusto equilibrio, certo, ci sono voluti 5 anni di lavoro, adesso è un... Caspita, 5 anni ci sei stato dietro. Sì, dopo il terzo anno iniziavamo a raccogliere qualcosa. Al quinto anno posso dire che vale la pena, veramente. Esatto, perché la domanda che uno potrebbe farti è alla fine perché non impianti viti nuove, visto che alla fine comunque devi aspettare anche quando impianti viti nuove 3-5 anni, perché recuperi quelle vecchie che poi alla fine sono... Ma non è perché si guarda solo il risultato, cioè se si guarda solo i numeri è alla fine è il concetto di voler salvaguardare, valorizzare un patrimonio esistente. Oggi
è diventata prassi comune parlare della sostenibilità. Mm-hmm. Ma mi viene da dire che la sostenibilità in primis è valorizzare un qualcosa di esistente, ecco, un patrimonio che già possediamo senza dover buttare e rifare. Quindi il recupero è poi questo. Esatto. Si parla di avere attenzione nel recupero della carta, della plastica, infatti. Ma recuperare è tutto. Infatti mi hanno invitato anche a raccontare questa esperienza ad un convegno, diciamo, di ingegneri che parlavano di recuperi di centri urbani, di civili abitazioni, e infatti dissi: ma scusate, io mi occupo di vino, però alla fine mi sono reso conto che il recupero è un concetto, che poi lo si va a applicare a vari contesti, ma è un concetto di voler salvaguardare e tutelare un qualcosa che già possediamo, senza dover pensare che per fare qualcosa di buono bisogna per forza radere al suolo e ripartire da capo. Sì, no, è verissimo, proprio il concetto di non sprecare ciò che si ha. Esatto. In nome di qualcosa che sia appunto il risultato, la resa. Sì. Insomma, ottimizzare alla fine è la parola chiave della sostenibilità. Sì. Quindi applicata al vino effettivamente va contro certi canoni enologici, e tu che sei un tecnico lo sai. Ma certo. Però è bello proprio che tu che sei un tecnico vai oltre il dato tecnico e applichi una filosofia. Ma sì, no, assolutamente. È ancora più apprezzabile perché tu, che vieni appunto dal mondo tecnico della produzione di vino, per te deve essere ancora più difficile. Alla fine l'importante è riuscire a comunicare, a trasmettere questi valori. Il bere un buon calice non è semplicemente sorseggiare una bevanda, un alimento, è anche condividere il momento con qualcuno, poter apprezzare e valorizzare il percorso che ci ha portati a questo calice di vino. Quindi se si va a trasmettere questi valori aggiunti, questa idea, questo concetto di produzione, alla fine possiamo apprezzare anche quell'aspetto in più del vino. E infatti ho visto che qua hai scelto lo slogan gocce di storia, perché proprio nel bicchiere alla fine ci va a finire proprio una storia, un pezzo di storia di questo territorio. Quindi ogni pianta racconta qualcosa. Io guardavo queste immagini pazzesche di questa pianta di oltre 300 anni. Com'è la storia di questa pianta? Lì è stato, diciamo, in questo contesto di recupero, è venuto fuori che mio zio, lui ha acquistato alcune proprietà in questo villaggio e mi chiese se ero interessato a guardare e a seguire anche questa vite, perché lui ne è il proprietario, ma la lasciava seguire alla forestale, in quanto anche mio zio è già un po' avanti con l'età, ma soprattutto aveva sperato di trovare qualcuno che si appassionasse all'aspetto storico che poteva, del valore storico di questa pianta. Si era rivolto ai viticoltori della zona, alla cooperativa che c'è in zona, ma nessuno aveva prestato attenzione a questa. E me la propose e dissi: ma vediamo cosa si può assolutamente fare. Cioè, l'idea, a me, quello che veramente aveva quasi commosso, pensare a una pianta, un essere vivente che fosse ancora attuale, che ancora oggi potesse produrre e che aveva vissuto epoche veramente, cioè se pensiamo la rivoluzione francese, ecco, io ricordo i testi scolastici, quando a scuola mi chiedevano di studiare la rivoluzione francese, la guerra di indipendenza americana, questi momenti storici, io dicevo: ma cosa ci interessa? Così sono così lontani, non c'è niente che ci possa legare a quelle epoche di allora. E oggi essere davanti a una pianta che può arrivare da quelle epoche mi sembrava... Ah, davvero, pensa di cosa è stata testimone anche in questi territori quella pianta. Esatto, esatto. Se si va a guardare i testi, se vogliamo dire scientifici, o comunque che avessero un certo carattere scientifico, che parlino della viticoltura in Valle d'Aosta, i più antichi sono del 1830, più o meno, del Lorenzo Gatta, che fu comunque il primo che parlò della viticoltura valdostana, facendo già riferimento al Petit Rouge, a quelli che sono i vitigni autoctoni del luogo. E questa pianta è un Petit Rouge ed è
fine 1600, quindi è il documento più antico che possiamo vantare. Esatto. È la testimonianza più antica di Petit Rouge, esatto, sulla faccia della terra. Esatto, assolutamente. Sì. Penso che sia una delle piante di vite produttive più vecchie al mondo, se non la pianta produttiva. È tra le più antiche, so che ne esistono altre. No, ma sono produttive, ma ci fanno vini. Questo non lo so. So che comunque... Da indagare, ma penso che non ci sia una pianta che, da cui fanno un vino, certo, così vecchia. No, perché... Non lo so, non mi sono mai informato. Addentrato in queste... No, diciamo poi, che... Poi andrò a farci un salto a vedere. No, l'ho trovato veramente affascinante. E quanti grappoli fa questa pianta? Cioè quanta volta produce? Poco? Diciamo, oggi è un po', mi viene a dire, l'ombra di se stessa, perché... Mi raccontavano che intorno agli anni 50, ecco, perché era una pianta che si andava ad adagiare contro un vecchio rudere, un fabbricato, che allora serviva come scantinato, come locale fresco per mantenere le cose. E per mantenere fresco il tutto, questa pianta serviva per creare una zona d'ombra davanti all'accesso. Quindi tanta fronda. Sì. E, tant'è che la vegetazione andava a coprire tre lati del caseggiato. Si è sviluppata tutta. Era enorme. Mi dicevano che da quella ricavavano quasi 100 litri di vino. Cavoli. Certo, il vino di una volta. Esatto, ecco. Probabilmente non era. Però era per dire che veramente era produttiva da paura. Poi avevano l'abitudine di legare alle inferriate della finestra i muli, perché appunto c'erano quelle epoche, e sembrerebbe che un mulo infastidito da qualche insetto abbia scalciato centrando in pieno il ceppo della vite. Infatti il ceppo è proprio spaccato. E oggi la morte in quell'occasione, la nostra pianta sopravvissuta. E poi, che dire, l'assessorato l'ha recuperata, l'ha mantenuta. In sesto, però. Sì, tanto di cappello per quello che è stato l'impegno del però tipo passare. Adesso fa dei grappoli, cioè produce dei grappoli, sì. Ovviamente. Io ho presa che grosso modo faceva tralci di 50 centimetri. Ora che sono già un po' di anni che le sto dietro, fa tralci quasi di 2 metri. Quindi mi viene da dire che ha ritrovato un po' di vigoria. Da lì a... pensare che si produca, sviluppa, ecco, adesso fra siena una cassetta di uva. Ecco. E quindi che simbolicamente finisce in questo chiama 300 proprio in onore. Esatto, in onore. L'idea era proprio di fare una massa piccolina, ma perché mettere una cassetta di uva sulla produzione di migliaia di bottiglie mi sembrava una presa in giro, ecco. E quindi qui ci finiscono le uve di altre vigne vecchie, le più vecchie che hai, più questa simbolica, storica. Esatto, e come mai si chiama Monage? Sì, è perché è mio nonno. Ah, il nonno materno è Carlo Alessandro Monage. Ma se pronuncia Monagia o Monagia? Non lo so. Ecco. Diciamo, qua l'hanno sempre chiamato... signor Monaia. Monaia, con la I, quindi. Il nonno era nato... Materno, quindi. Materno. Sì. Lui era arrivato da Ginevra, da ragazzino, infatti per me era un po' il simbolo della volontà. Ecco, il nonno era arrivato a 14 anni, diceva, in bicicletta da Ginevra, aveva iniziato a fare il garzone e poi un po' per volta aveva messo su una piccola ditta di imbianchini ed era arrivato a avere quasi 50 dipendenti. Sì, cioè si nel è tempo costruito sì. Lui appunto è arrivato nel dopoguerra proprio, non so, mi sa proprio della persona, della volontà di voler fare, di voler fare realizzare imprese, esatto, realizzare. Bello, quindi per me è stato proprio l'esempio. Poi, ma l'hai conosciuto tu, no? Sì. Esempio di rettitudine. Per i suoi tempi era un omone, perché era già 1,80, sempre dritto, composto, delle manone che era meglio rigardriti. Lontano, sì. No, è stato veramente ti è ispirato un e hai voluto dedicare a lui impresa. Esatto. Bello, beh, essere contenta la mamma che sì, infatti, materno. Assolutamente. Quindi la cantina è dedicata a lui. Al nonno. E anche quindi il vino simbolico, insomma. Certo, e la storia della famiglia. Invece gli altri vini che produci, cosa allora, sono? Allora, qui abbiamo il Feu, esatto, che è il primo vino che avevo tirato fuori, perché appunto
andando a recuperare tutte queste vecchie vigne, ho voluto mantenere il modo di lavorare di un tempo. Un tempo non si pensava come oggi al vitigno pinco pallino, certo, ecco, Petit Rouge, Syrah, certo, quello che sia. Si facevano dei blend, e quello che ho fatto, appunto, andando a recuperare tutte le vecchie vigne e mantenendo quello che era il patrimonio esistente, lavoro in blend. E sono tutte vigne che sono nell'ordine dei 60-80 anni, queste, che sono appunto le più antiche, e ho tirato fuori questo rosso che vuole essere un po' espressione del territorio. Ok, anche della diversità, perché comunque il blend cambia, esatto, ogni volta, dipende. Giusto? No, diciamo, negli anni si era abbastanza assestato, almeno, okay, in quelle vigne che ho, okay, curato, certo, il risultato è quello. E anche così, di anno in anno non ho grossi differenze. Okay. Ecco. E l'altro invece è bianco? Invece è un prodotto che di più di recente... Stau. Perché i nomi volevano essere qualcosa che legasse il prodotto al territorio. Mm. Quindi pensando al primo, ho tirato fuori il Fin, perché il Fin è un vino delle Alpi, che va a caratterizzare il contesto in cui ci troviamo, e lo Stau è l'esatto contrario, cioè il Fin è un vento caldo che ha una corrente discendente, quindi sebbene caldo è una corrente che scende dalle montagne. Lo Stau è una corrente fredda che le risale. Ah, dai. Sì. Non sapevo che lo Stau fosse il nome di una corrente. Sono venti esattamente opposti, l'uno l'opposto dell'altro. È bella l'idea, soprattutto. E il bianco da che uve? Allora, qui abbiamo una base Chardonnay con poi gli altri vitigni a bacca bianca che ho che hai in nelle giro. Varie, sì, nelle varie, sì, vigne. E poi abbiamo Pret-à-Boire, il Pret-à-Boire, lì quelli sono nati, diciamo, più di recente, perché siccome ero partito con questi prodotti, quindi con l'idea di lavorare vitigni autoctoni, quando mi offrirono delle vigne col Pinot Noir, non volevo, faccio? Ecco, cioè, cosa mi faccio, cioè io che voglio rimanere sulla tradizione, rimanere sull'autoctono, tutto, non lo so, mi sembrava stonasse, no? Nel tuo progetto, e, certo. Comunque erano vigne che erano così abbandonate, se non abbandonate non trovavano una collocazione, e ho detto, beh, alla fine la politica, cioè l'idea che posso portare avanti è sempre la medesima, di cercare di salvaguardare degli appezzamenti che oggi non ci trovano, sono, esatto, esatto, quindi troviamo un qualcosa che possa valorizzare anche questa internazionalizzazione. Una bella idea. Allora, ho voluto trovare un approccio anche da un punto di vista di vinificazione più moderno su questi che sono poi gli AOC, siamo in Valle d'Aosta, quindi manteniamo, certo, le diciture francesi. Gli AOC lavoro con il legno, che è un po' il compagno di ogni, certo, vinificatore qua locale, legno che uso sempre come legno di più passaggi, quindi faccio un lavoro con legno rigenerato. Mentre sull'altro ho voluto andare su un serbatoio ovoidale, quindi un approccio moderno alla vinificazione, dove cemento, esatto, raccolta, cemento. No, è un serbatoio di produzione francese, la Noblot, che ha pensato che alla fine il vino è un elemento vivo, quindi pensando alla vita, la forma, diciamo, per antonomasia che si va ad abbinare alla vita è l'uovo, e quindi hanno iniziato a fare delle prove, e effettivamente il vino in un contesto tutto tondo innesca dei moti convettivi, quelli che per natura si chiamano moti browniani, in un contesto tutto tondo si inizia a avere dei movimenti che portano un'evoluzione al vino. È bellissimo, tra l'altro, che sempre per il concetto di sostenibilità e di recupero, tu sei un enologo che ragiona al contrario, cioè di solito una cantina dice, ok, il mercato quest'anno richiede i vitigni internazionali, quindi iniziamo la produzione di un vino fresco, di facile beve, e piantiamo il Pinot Noir, il Cabernet. Tu invece dici, cavoli, sul territorio ci sono questi vitigni, queste viti, è un peccato estirparle, certo, utilizziamole lo stesso, e allora poi ti inventi il prodotto o riesci a trovare una collocazione. Ogni professione è proprio la prospettiva al contrario. Sì, ma è solo il punto di vista che cambia, sì, perché
Ogni professionista, ognuno di noi negli studi, quello che fa è acquisire degli strumenti. Esatto, delle quindi, competenze. Le competenze e questi strumenti che abbiamo poi devono essere impiegati. Quindi non dobbiamo essere condizionati dagli strumenti, ma dobbiamo essere noi a scegliere lo strumento adatto per ogni contesto. Bravo, verissimo. Una domanda che volevo farti è chi ti affida il vigneto? Non è un tuo socio, cioè nel senso tu non ce l'hai in comodato d'uso. No, ce l'ho in gestione, in affitto. Ecco. In affitto, ok, quindi una parte di quello che ricavi viene utilizzata per l'affitto. Sì, per diciamo recuperare il vigneto, quindi okay. Quello che sto facendo sono investimenti per rimetterli in ordine, okay. Ad esempio ho appena rifatto tutta la palizzatura in una vigna, in un'altra ho messo l'impianto di irrigazione. Ma se per esempio se io avessi un vigneto e vengo da te e ti dico guarda, piuttosto che vada in abbandono, prendilo. Certo. Questa cosa che io faccio la faccio a titolo gratuito, nel senso sì, purché tu te ne prendi cura, te lo do, ok? E la persona che è proprietaria del vigneto non mette però becco, tra virgolette, nelle tue scelte. No, normalmente no. Cioè, dice, poi c'è decidi... sempre cioè, tanti proprietari, sapere, tante persone. Esatto, ecco. Volevo sapere, però... avendo a che fare con tante quante persone, sì. Con quante persone hai a che fare avendo tantissime. Un frazionamento così? Tantissime. Il discorso è poi quello che io parto con tanti buoni propositi, ad esempio questa vigna di Aosta, che oggi finalmente secondo me è una vigna che dà bella, una bella soddisfazione, tant'è che quest'anno ho voluto fare, se vogliamo dire, un cru, ecco, ho fatto una lavorazione specifica per quell'appezzamento, mi hanno mandato la lettera di disdetta perché è mancata la signora, non sono subentrate le figlie ma le nipoti preferiscono monetizzare, hanno detto se vuoi la compri, se no noi la vendiamo, tanto è un terreno edificabile, ha la priorità sulla vita. È vero, può succedere questo, quindi queste vendono, qualcuno esatto. Vuole edificarci e stirperà tutto il tuo lavoro esatto. Di recupero di 5 esatto. Anni. No, vabbè, ma questa è una tragedia. Cioè, nel senso, questo è il rischio alto che tu corri ogni volta che investi in un... Infatti, veramente, mi ha fatto male, devo dire che mi ha fatto veramente male perché ci ho veramente messo il sangue per recuperare. E non c'è verso di convincere queste persone? Beh, tu immagino ci avrai provato in tutti i modi. No, ma alla fine... fa parte del gioco. Io ci metto la mia passione, il mio impegno, cerco di rendere partecipi queste persone, infatti porto sempre anche il prodotto che ne risulta da questo lavoro di recupero. Dico, guardate che le vostre vigne con questo prodotto sono riuscite ad ottenere un oro, perché appunto l'ultimo riconoscimento è un oro a Francoforte, però poi... Cioè, oggi se non c'è la sensibilità esatto, da parte di chi ha la proprietà. Beh, in questi casi potrebbero essere coinvolte le istituzioni e dire, non so, dare un contributo privata. A queste proprietà e dire piuttosto che voi dismettiate questo patrimonio, io amministrazione comunale ti do X non c'è per mantenere l'interesse. Perché... Non c'è interesse. No. Sei ancora un po' lasciato solo su questo tema. Sì. Subito ci sono rimasto veramente, veramente male. E adesso... È la prima volta che ti capita una cosa così eclatante, sì. Diciamo. Sì. Speriamo vabbè, che sia un caso isolato e... Ma ho messo in conto che possa succedere, il mio percorso comunque è questo. Sì. Ma ci sono persone nuove che vogliono affidarti vigne, sì. Cioè hai richieste? Negli anni hai avuto più sì. Richieste? Sì, infatti ero partito con una superficie minima, ora si allarga e mi hanno anche offerto di andare a occuparmi di vigne sempre più lontane. L'ultima è stata un'offerta all'estero, avrei dovuto mollare tutto, però mi... Era, devo dire, lavorativamente parlando, una gran bella offerta. Era un contratto di 5 anni per creare un'azienda così. Quindi partire da niente, creare una cantina, creare un'immagine, creare... Ma con questo concetto del recupero. Con sempre. Il recupero di vecchie vedi, linee. Hai creato sì. un modello. Sì. Hai creato un modello di viticoltura. No, no, assolutamente. Bravo, cioè cavoli, se qualcuno sì, l'ha capito no, 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 e lo voleva fare altrove. In Spagna. In Spagna, infatti sì. Volevo vedere, posso chiederti dove? Sì, dove sì. Hanno vigne vecchie da recuperare. Sì, esatto, infatti. Vedo Spagna, sud della Francia, potrebbe essere un altro posto. Ma alla fine il mondo ne è pieno, sì, perché tantissima gente
gente magari è partita e poi ha lasciato perdere, tanta gente come qua magari erano appezzamenti familiari, perché ogni famiglia aveva il proprio piccolo fazzoletto di terra da cui ricavava quel po' di vino. E le nuove generazioni, ma io tra questi, riuscire a ricavare dei tempi al di fuori del proprio lavoro è sempre più difficile, infatti, veramente. E la vigna ha bisogno di un'attenzione continua, infatti, e quindi è normale che non ci sia tanta gente che abbia voglia di occuparsene. Esatto, però il fatto che tu abbia creato un modello può incoraggiare o ispirare altri ad applicare questo modello. Cioè dovresti brevettare questo modello di... No, ma questo modello di mi viene da dire è buon senso, è buon senso. No, non ce ne sono tanti che fanno così, sai, io ho girato tanto per il mio lavoro. No, davvero, non ce ne sono tanti che hanno avuto questa intuizione, perché certo, comunque anche quella... Ma io quello che sto notando è che la gente di cultura, ecco, mi viene da dire la gente di cultura, che ha anche poi la disponibilità economica, perché certo, d'altronde ci deve essere una sostenibilità anche economica, certo, però apprezzano, se inizi a spiegare che lavori cercando di mantenere i valori di un tempo, quindi non si fa uso di gruppi frigo, perché comunque si parla tanto dell'inquinamento dato dai condizionatori, ma hanno idea di che cosa vuol dire far girare un gruppo frigo per gestire la temperatura di 100 quintali d'uva o di mosto? Sai, 100 kg, noi pensiamo a quello che è il consumo di un frigo e magari deve gestire la temperatura per qualche chilo di prodotto alimentare. Sì, sì. E non deve neanche fare abbassamenti o innalzamenti di temperatura, deve mantenerlo. Abbassare la temperatura magari di 10-20 gradi su masse da dove lavoravo prima, vasche da 50 ettolitri, vuol dire deve raffreddare 5.000 kg di prodotto. È vero, non ci facciamo non mai, ci si pensa, non fai il calcolo. Ma io ho presente quello che era il motore che viaggiava, le ventole, non ho mai guardato quello che è il rendiconto come consumo energetico, ma è pauroso, veramente è pauroso. Infatti. E il mio concetto di lavoro è stato quello di pensare il nonno. I miei esempi sono i nonni. I nonni, se andassi dal nonno e dicessi guarda, ho da spendere 20-50 mila euro per mettere un gruppo frigo per raffreddare il vino, il nonno mi ha detto, mi avrebbe preso a schiaffi come primo, oppure ha detto guarda, vai, fatti un giro, quando ti sei rinfrescato l'idea, torna. Ok, quindi tu gli fai una domanda, dici mio nonno cosa avrebbe fatto? Certo. Cioè, come avrebbe risolto questo problema senza creare... Perché i nonni, o comunque le generazioni passate, avevano quel rispetto per l'ambiente, sembra di fare quei comizi, certo, sì, sì. Però per loro il soldo era una cosa importante, ma soprattutto ogni cosa che andavi a mettere se lo trovava poi domani, quindi c'era questa attenzione, ecco. Esatto, questa lungimiranza, è vero. Bello oggi bisogna avere semplicemente una visione da buon padre di famiglia, ecco, buon padre di famiglia che si preoccupa di quello che è il futuro dei propri figli, certe scelte magari non le farebbe. Ecco. Esatto. Bellissimo, grazie. Adesso allora sono curiosissima di assaggiare quello dedicato al nonno, assolutamente. Allora, qui mi trovo a Faiz, che è una frazione di Shambhav, e sono sulle tracce della vite di 300 anni che è stata recuperata e da cui Cantina Monaia fa il suo vino. Esatto, in questo cartello lo spiega che tra poche centinaia di metri troveremo questa vite di più di 300 anni di Petit Rouge e che produce ancora un pochino di vino ed è quello che abbiamo assaggiato nella Cantina Monaia, quindi ora andiamo a vedere. E niente, si cammina in questo centro disabitato antichissimo e sono emozionata perché sto per vedere una vite che ha 300 anni e che quindi ha attraversato i secoli della storia, e non so se vi rendete conto della portata di questa cosa, io adesso ve la mostro in diretta. Quindi io sono arrivata da lì in mezzo alle case abbandonate e là in fondo c'è lei. Eccola qui, la vite monumentale che Andrea della Cantina Monaia ha recuperato, pulito e mantiene, da cui trae una cassetta di uva che finisce nel suo vino. Eccola qui, Vitis vinifera, Petit Rouge. Cioè, guardatela. È bellissima.
ed è qui da più di 300 anni. Italianwinegirl.com for more. Follow, watch, listen, enjoy.